Ciao a tutti, oggi andiamo a realizzare insieme la gonna Isidora di Atelier Vicolo 6, che è un cartamodello non cartamodello, infatti io vi consiglio di acquistarlo in formato PDF perché non ci sono i tracciati, cioè sono praticamente dei rettangoli e all'interno delle istruzioni trovate le misure, quindi vi lascio il link qui sotto per scaricarlo. Sono andata quindi a tagliare tutte le balze che mi occorrono per realizzare la gonna, sia quelle superiori, davanti e dietro nel ripiego della stoffa, sia quelle inferiori. Queste sono le due per la parte frontale, invece questa, sempre nel ripiego della stoffa, è la balza, inferiore per la parte dietro della gonna. Infine ho tagliato anche il cinturino. Per prima cosa sono andata a passare io con la taglia Cuci, se ce l'avete, poi se no fate col punto zigzag, sia i laterali dei rettangoli e già che ci siete fate anche la parte superiore. Quindi stoffa al dritto contro dritto, ho posizionato in questo caso, vedete la parte superiore delle balze, ma la stessa cosa l'ho fatta per quella inferiore, vedete dritto contro dritto e ho cucito i laterali della stoffa. Poi sulla parte superiore, sia della balza superiore che di quella inferiore, sono andata a ricreare queste due cuciture con la macchina da cucire. Ho messo la tensione del filo a 2 e il punto largo 4. Non sono andata avanti e indietro, quindi non ho chiuso il punto. In questo modo riesco a creare questa arricciatura tenendo solo i due fili, diciamo, posteriori della cucitura e tiro la stoffa. Quindi vado stoffa al dritto contro dritto, la balza sopra con quella sotto, cerco le cuciture laterali e le faccio combaciare. Mi raccomando, se mettete il gomito davanti, vi riesce meglio questo passaggio. Scusate, non mi sono accorta che ero proprio davanti all'inquadratura. Vabbè, comunque, stessa cosa faccio sull'altra cucitura laterale, quindi fisso uno spillo anche qui. E poi la stessa identica cosa andrò a fare anche con gli estremi, cioè le due estremità. A questo punto vado a prendere due spilli e tiro leggermente la stoffa. Lavoro per sezioni. Vedete, la stoffa arricciata va a prendere automaticamente la dimensione di quella non arricciata. Vado a distribuire bene l'arricciatura e fermo con gli spilli. Una volta finiti tutti questi passaggi per tutta la lunghezza della gonna, vado a chiudere con un punto dritto e stiro verso l'alto la piega. Poi nelle estremità avevo lasciato i centimetri necessari per appunto avere i passanti per le asole praticamente e quindi li vado a ripiegare verso l'interno di 1 cm e poi gli altri centimetri necessari. Fermo con gli spilli per tutta l'altezza e questo lavoro lo faccio sia da una parte che dall'altra. Una volta fermati tutti gli spilli, andrò a fare una cucitura con il punto dritto per tutta l'altezza. Poi, già che ci sono, vado a fare anche l'orlo della gonna, quindi piego di 1 cm verso l'interno e poi altri 3 cm. Fermo con gli spilli, anche in questo caso vado a fare una cucitura a punto dritto per fermare l'orlo. Poi cinturino, sono andata a stirarlo in questo modo, a stoffa al dritto contro dritto, praticamente io non ho dritto rovescio, però vabbè, e vado a fare una piccola cucitura dritta, in questo punto che vi ho mostrato. Poi andrò a tagliare gli angoli e vado a rigirare al dritto il cinturino. Per spingere l'angolo mi aiuto con l'accessorio e poi per semplificare farò diciamo andrò a stirare al dritto il cinturino. Quindi la stessa arricciatura che abbiamo visto prima l'avevo fatta anche nella parte superiore della gonna, al dritto contro dritto vado a posizionare il cinturino. In questo modo, per cui lo apro e vado ad appuntare alla parte arricciata solo uno dei due strati del cinturino. Avevo fatto dei taglietti sulla stoffa per riconoscere poi quali sono i laterali e quindi poi ho distribuito l'arricciatura a dovere, diciamo.
Poi vado a ripiegare in questo modo, avevo fatto la cucitura di una sola, di un solo lato del cinturino, poi lo vado a ripiegare in questo modo l'altra parte per nascondere l'arricciatura e anche qui farò un punto dritto. Se volete potete fare le asole e mettere i bottoni classici, io per fare prima e anche perché li avevo volevo provarli ho utilizzato i bottoni automatici. Se utilizzate i bottoni automatici vi consiglio di inserire un'interfodera dove andrete a posizionarli, cosa che io non ho fatto perché era la prima volta che li utilizzavo, però insomma si riesce comunque ad aprire e chiudere, spero non si rovini troppo il tessuto. Non è un video tutorial su come mettere i bottoni automatici, però comunque ho voluto farvi vedere la sequenza, se può tornarvi utile. Comunque farò un video dedicato. Quindi questa è la gonna una volta indossata, probabilmente avrei potuto farla una taglia più piccola, ma mi va bene lo stesso. Il modello mi piace tantissimo, magari con questo tessuto era più adatta per l'estate, però è un modello che va bene veramente tutto l'anno. Giù in descrizione trovate il link per scaricare il cartamodello e anche il link per seguirmi su Facebook e Instagram e tutti gli accessori che ho usato nel video. Ciao!